La gara rifiuta è giudicata dalla Tech Ciclat con un ribasso del 7,38%. Dal 1 marzo è entrata in attività l'associazione temporanea di imprese Tech Ciclat di Florida giudicataria dell'appalto del servizio di igiene urbana della città. L'Urega ha espletato ieri gli ultimi dettagli della gara d'appalto con evidenza europea da cui è emersa l'azienda floridiana che ha presentato un ribasso del 7,38% superando in questo modo quella posta in busta dalla TECLA, l'attuale impresa che gestisce il servizio, che ha presentato un'offerta del 6,66%. La Tec Ciclat avrà modo di gestire per sette anni il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Il costo del servizio si riduce di 9 milioni e mezzo rispetto al bando precedente. Nel capitolato è previsto per una spesa di 118 milioni e 285 mila euro, escluso IVA, mentre nel precedente, del 2014, il costo era di 127 milioni e 909 mila euro. Un conteggio che tiene in considerazione anche l'incremento del costo di alcuni servizi, mentre altri non erano presenti nel primo bando. Diverse le novità previste nel nuovo capitolato, redatto dal dirigente del settore ambiente, architetto Gaetano Brex. La diffusione del sistema di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio. C'è l'obbligo di fornire il servizio di raccolta della frazione differenziata attraverso le isole ecologiche mobili con il sistema di pesatura che consente di accedere alla premialità. Previsto uno scadenziario di avvio dei servizi e di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata al 65% entro breve termine. Altro elemento di novità è la previsione di servizi aggiuntivi per le utenze non domestiche nelle contrade marine dal 25 aprile al 31 ottobre.